Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Facciamo insieme questi maritozzi con panna. Ho messo in planetaria la farina con lo zucchero e adesso piano piano andrò a mettere gli altri ingredienti. Metto il miele, subito il miele, dove ho messo i semi della bacca di vaniglia. In alternativa potete usare un estratto di vaniglia. Oppure la pasta di estratto di vaniglia. Metto il latte, ne lascio un pochino perché mi voglio regolare, mi sembra troppo e lo metto dopo al limite. Quindi metto le uova, vedete vanno quasi tutti insieme gli ingredienti. Si lascia l'olio alla fine che va inserito proprio alla fine. Faccio girare un pochino prima di mettere il lievito, nel mio caso il Licoli 100 grammi. Se volete, per chi mi chiede quanto lievito di birra, io non sono molto pratica di lievito di birra perché non lo uso, non l'ho mai usato. Nella ricetta del maestro Fiorani c'è anche un po' di lievito di birra, ma io qui non lo metterò. Però se volete potete fare un lievitino con 2 grammi di lievito di birra per arrivare ai 100 grammi che ho messo. Allora, faccio girare, vedete ho finito di mettere il latte perché ci vuole tutto. Qui farò dei tagli naturalmente, faccio girare un pochino, faccio amalgamare bene. Aggiungo anche la scorza grattugiata di un'arancia bio, naturalmente. Se sono piccole, anche due, così prenderà l'impasto, prenderà bene il sapore di arancia. Bene, continuo a girare. Metto a questo punto il sale. Devo portare ad incordatura prima di mettere l'olio. Faccio girare ancora e poi comincio a mettere l'olio piano piano a filo. Io l'ho messo in un bicchiere, ma è meglio, forse è meglio una brocchetta, così potete versarlo piano piano. Come vedete cambia aspetto quando si mette l'olio, però piano piano si sistema. Una volta pronto metto l'uvetta e poi mi fermo. Verso l'impasto sul piano di lavoro, intanto mi preparo anche il recipiente dove metterò l'impasto per la lievitazione. Allora, adesso lavoro un pochino con pieghe così sul piano di lavoro, è un pochino appiccicoso, però magari ci bagniamo le mani oppure le oliamo, facciamo delle pieghe, una pirlatura molto morbido, devo dire, eh? Forse il latte era un po' troppo, però va bene così. Metto nel recipiente, lo copro. E questo resterà tutta la notte a temperatura ambiente perché fa freddo, altrimenti se è in estate lo potete appoggiare in frigo. Deve triplicare proprio come i panettoni, come un grande lievitato. Eccolo qua, avete visto, è cresciuto molto. Il mio è stato tutta la notte, una parte della mattina, quindi pressappoco 12 ore, però comunque regolatevi insomma in base alle temperature che avete, eh. Oppure se avete una cella di lievitazione mettetelo ad una temperatura di che so 26 gradi. Allora è ancora molto appiccicoso, mi aiuto comunque con un po' di farina, non lo lavoro, lo lascio così, lo allungo soltanto. E procedo per le pezzature. Il peso dovrebbe essere di all'incirca 80 grammi, massimo 100. Io adesso ne peso qualcuno, però insomma non è che sto lì a vedere
farli proprio precisi, se volete fatelo, sistemate bene il peso. E ne sono usciti alla fine 9, 9 maritozzi. Ok, una volta pronti, li arrotondo, adesso vi faccio vedere meglio, li pirlo. Allora, mi aiuto sempre con la farina perché come vedete sono morbidissimi. Spero che questa morbidezza, la ritroviamo dopo, una volta pronti. Quindi avete visto, ho piegato. E poi tirlo così. Bene, procedo, li faccio tutti. Avevo già fatto i maritozzi sul canale qualche anno fa, però con un'altra ricetta che adesso non ricordo bene che ricetta era, quindi voglio provare questa con l'uvetta. Questi sono i classici maritozzi romani dove si mette l'olio invece del burro. Ecco qua. Continuo. Intanto ho preparato una teglia con la carta forno. Quindi ci metterò le palline. E per farle lievitare, ecco qua, abbiamo finito. Quindi dicevo che dovranno lievitare ancora per almeno credo 2 ore. Adesso vediamo bene i tempi. Copro con pellicola. Sulla pellicola ho messo un filo d'olio. Quindi l'ho oliata in modo che non si attacca le palline. Allora, nel frattempo mi preparo la glassa da mettere sopra, acqua e zucchero e la panna che ho montato, panna fresca montata. Bene, adesso ci controlliamo la lievitazione, passato il tempo. Come vedete stanno aumentando di volume. Ho aspettato un altro pochino e poi ho infornato, quindi sono stati all'incirca un paio di ore. Ho infornato il forno a 180 gradi all'incirca per 30 minuti, però naturalmente regolatevi con i vostri forni, eh? Voi conoscete il vostro forno e quindi vi regolate. Allora, li ho tirati fuori senza spegnere il forno, perché poi li rimetto dentro, ci metto la glassa. Trovate le dosi per la glassa in descrizione. L'ho fatta bollire all'incirca 2 minuti e poi ho spento. E adesso spennello per benino i maritozzi, così rimarranno belli lucidi. C'è anche chi ci mette l'uovo sbattuto prima di infornare, però io non l'ho messo. Eccoli qua, forse se li facevo cuocere un pochino di più, un'anticchia di più. Li faccio raffreddare e poi ecco ne apro uno che era ancora un po' tiepido. Guardate che bello, bellissimo. Vediamo la morbidezza. Sono morbidissimi, ragazzi, veramente morbidi. Belli, sì. Una volta freddi, procedo poi per mettere la panna. Ecco qua, ne ho aperto uno per farvi vedere l'interno. Calcolate che è ancora caldo, ancora tiepido. Ma è morbidissimo. Bene, bene. Ho dimenticato di dirvi che una volta spennellati li ho rinfilati nel forno, ma proprio 2-3 minuti, poi ho spento subito il forno, li ho tenuti un attimo e tirati fuori. Adesso poi ve lo scrivo sopra, al limite, vi metto la descrizione. Adesso proviamo subito a farcirne uno. L'ho aperto anche troppo, eh. Però così ci va più panna magari. Quindi lo aprite un po' di traverso, diciamo, o se volete anche centrale va bene. Ci metto tantissima panna, anche di più volendo, e poi la sistemo un pochino con una spatola. Ok.
Ok, pulisco i bordi se vogliamo, puliamo con un tovagliolino, adesso così solo per farvi vedere. Ok, non vedo l'ora di assaggiarlo. Ce li avevo in mente questi matitozzi da un po' di tempo che li volevo fare. Mettiamo un po' di zucchero a velo. Perché la panna non è dolce, eccolo qua, e nemmeno il maritozzo. Quindi adesso mi sistemo gli altri e assaggio subito il primo. Ma che devo dire, buonissimo, veramente buono. Mi sa che la dieta la devo rimandare per oggi, eh. Guardate che belli. Bene, amici, vi ringrazio della visione. E se volete condividete e lasciate un like. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!